dobbiamo prestare particolare attenzione alla condizione spirituale delle nostre case, delle nostre famiglie, perché la salvezza è un qualcosa di individuale, è un qualcosa di personale, strettamente personale. Ma noi sappiamo che la parola di Dio ci dice: credi nel Signore Cristo Gesù e sarai salvato tu e la casa tua. E noi vogliamo credere pienamente in quello che il Signore ci dà. Un Abramo che è un padre esemplare. Abramo, il nostro padre della fede. Questa mattina vogliamo cogliere brevemente alcuni suoi comportamenti che ci fanno capire come veramente possiamo portare ogni nostro caro al Monte dell'Eterno, dove si manifesterà il Figliolo di Dio, dove sarà provveduta la consapevolezza della responsabilità, del legame, del peso del proprio peccato. Perché Abramo fa due cose: carica di peso, di legna, il proprio figlio. È un'immagine forte perché ci fa capire come noi non dobbiamo avere timore e paura di dire ai nostri cari: sei un peccatore, ma puoi ricevere la salvezza per grazia in Cristo Gesù. Ancora oggi la Chiesa di Dio è chiamata ad essere luce nel mondo, ed essere luce nel mondo significa non affievolire la potenza del messaggio della parola di Dio che va a denunciare il peccato. Diversamente non ci saranno genuine conversioni, diversamente non ci saranno persone che riusciranno a salire ed arrivare lì al monte dell'Eterno, dove davvero si sentiranno appesantiti dal peccato. Abramo fa un'altra cosa. Abramo lega. Ebbene, non abbiamo paura di dire che a volte ci possono essere dei legami di cui le persone anche non sono consapevoli, come non eravamo consapevoli neanche noi prima di conoscere Cristo. Ma quando la verità, la luce si è presentata alla nostra vita, Dio ha dato chiarezza. Dio ci ha chiesto di invocare il nome del Signore Cristo Gesù per essere salvati. E quando l'abbiamo fatto, il peso del peccato è svanito. I legami venivano ad essere sciolti. Ogni dipendenza veniva ad essere abbandonata. Quanto Dio ama davvero, quanto Dio vuole che i figli che ci ha affidato siano figli benedetti, siano figli in cui si riversa questa promessa di Dio. Mi vengono in mente le parole di Giosuè: quanto io e la mia casa serviremo l'Eterno. Voglia Dio compiere quest'opera nelle nostre case, fratelli. Ma lo dobbiamo fare aiutando coloro che Dio ci ha messo vicini, i nostri cari, a portarli al monte del Signore, dove sarà provveduto, dove potranno vedere come possono scampare, perché si rivelerà alla loro vita Cristo Gesù, il Salvatore.